Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Barbara D'Urso è ufficialmente in ferie, infatti si trova in una splendida villa a Capalbio. Lì è circondata dalla natura del luogo, da paesaggi mozzafiato e da tanti amici che le tengono compagnia. Chi è l'ex volto Rai che si è messo contro Barbara D'Urso? Barbara D'Urso è una professionista molto amata e popolare e che nella sua carriera ha partecipato a numerosissimi show portando in tutti la sua energia, la sua vivacità. Nel 1994 è uscito il suo libro, Debole è la carne, dove ci sono 19 interviste a personaggi famosi. Nel 2003 ha avuto la ghiottosissima opportunità di essere alle redini della terza edizione del Grande Fratello VIP. Dopo quel grandissimo successo, nel 2005 ha preso il posto di Daria Bignardi alla Fattoria. 5 anni dopo, invece, è uscita la sua autobiografia, Tanto poi esce il sole. Lei è anche un'attrice e nel 2018 ha partecipato al film, Il Vegetale con la sceneggiatura di Fabio Rovazzi e la regia di Gennaro Nunziante. Tra il 2020 e il 2021 i programmi da lei presentati sono stati riconfermati, oltre a Pomeriggio 5, Domenica Live è stato promosso per la 9ª edizione e Live Non è la D'Urso per la 3ª. Di recente le è stato rinnovato il contratto da Mediaset per Pomeriggio 5, i suoi fan hanno tirato un sospiro di sollievo. Lei, per via del suo lavoro, conosce moltissime persone, ma chi è l'ex volto della Rai che vorrebbe essere alle redini di La Talpa con cui ha avuto qualche screzio? E, tutta colpa di recente Stefania Orlando ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio in cui ha voluto spiegare alcune dichiarazioni pronunciate da lei al settimanale che un po' di tempo fa. Lei aveva detto di aver avuto un contatto con Barbara D'Urso per avere il ruolo di opinionista alla Pupa e il Secchione Show, ma che in seguito avevano preferito fare altro. L'ex volto della Rai ha detto di non aver rifiutato, ma di aver fatto un colloquio che poi non ha avuto seguito. La colpa, dunque, sarebbe di tanti giornali che amano fare titoli sensazionalistici. La presentatrice ha spiegato di aver fatto altre cose e che invece la produzione ha scelto altre persone. Infine ha aggiunto che quanto è circolato sui media non è stato carino verso Barbara e verso i suoi autori che lei conosce da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.